Seconda parte di Fatti e Commenti, al mio fianco come ospite Romina Pica, presidente della Soloptimist Ascoli Piceno. Buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Allora, questo Soloptimist, le iniziative, le attività che fate in loco. Allora, il Soloptimist innanzitutto è un club service che fa capo ad un'organizzazione internazionale che è presente in tutto il mondo e che ha più di 100 anni. Il Soloptimist di Ascoli è uno dei 163 club Soloptimist che operano in Italia. Noi abbiamo più di 40 anni, siamo un club femminile, 68 sono le socie iscritte e operiamo con diversi tipi di azioni e di iniziative per la promozione dei diritti umani, il contrasto alla violenza sulle donne, lavoriamo per promuovere un miglioramento della condizione della donna e soprattutto per portare avanti politiche per la parità di genere. Anche a livello di organizzazione di eventi siete anche all'avanguardia, diversi eventi organizzati e ne organizzerete ancora altri. Sì, diciamo che noi siamo un club che opera su tutto il territorio della provincia di Ascoli, quindi siamo focalizzati prevalentemente su Ascoli e su San Benedetto, con diverse iniziative che realizziamo sempre nell'ambito di quelle che sono le nostre finalità, i nostri obiettivi e quindi ci concentriamo su delle azioni che fanno riferimento a delle linee programmatiche che a livello nazionale diciamo il Soroptimist impartisce e poi però queste iniziative noi le caliamo nel territorio con delle azioni concrete, appunto nel nostro territorio. Ecco, nel mondo della donna e anche nella formazione delle ragazze per il mondo del lavoro, mi avevi accennato. Quindi Sì. situazioni importanti. Sì, diciamo tra i nostri obiettivi c'è quello, come dicevo, di promuovere diciamo, la condizione della donna e lo facciamo attraverso varie iniziative, per esempio forme di aiuto anche economico per sostenere la formazione delle ragazze. Per esempio, ogni anno il Soroptimist finanzia un corso sulla leadership femminile che organizza la Bocconi di Milano e mandiamo, selezioniamo proprio ragazze del nostro territorio che gratuitamente hanno la possibilità di frequentare questi corsi. Oppure premiamo delle ragazze con delle borse di studio. Per esempio, di recente abbiamo consegnato una borsa di studio ad una ragazza selezionata dal Consorzio Universitario Piceno che è iscritta ad una università delle Marche. Naturalmente sono studentesse meritevoli, che noi vogliamo appunto premiare per incentivare la formazione soprattutto universitaria. È anche importante che l'interclub, l'intersezione con gli altri club marchigiani, abruzzesi e quelli vicini a noi, insomma. Certo, uno dei nostri punti di forza è proprio la rete, la sinergia che riusciamo ad attivare innanzitutto tra i club del territorio regionale, perché se abbiamo un dialogo continuo con gli altri club con cui realizziamo anche iniziative congiunte e in quest'ottica di recente proprio a San Benedetto abbiamo organizzato su volere proprio del Soroptimist Italia un interclub a cui hanno partecipato i club di Marche, Abruzzo ed Umbria, proprio per concertare delle linee di azioni congiunte per incidere in maniera più efficace su alcuni temi che sono quelli che ci stanno particolarmente a Che cuore. andremo a approfondire dopo aver letto un paio di notizie, iniziando dal nostro sito UTVRS. Morto annegato in mare a 12 anni, aperta un'indagine per omicidio colposo. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte del ragazzino di 12 anni, Abdou Diokané, annegato sabato in mare a Falconara Marittima. Non ci sono indagati, si tratta però di un atto dovuto disposto dal pubblico ministero Ruggero di Cuonzo, che non ha disposto l'autopsia sulla salma del minorenne nato a Iesi di origine senegalese, ritenendo esaustiva una semplice ispezione esterna. Dall'esame del medico legale, infatti, non sono emersi traumi sul corpo del dodicenne. L'ipotesi privilegiata è dunque quella dell'annegamento. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che dovranno sentire due minorenni che si trovavano al mare col dodicenne quando si è consumata la tragedia. Il gruppetto di ragazzini stava giocando in spiaggia vicino alla piattaforma Bedetti, quando Abdou è stato visto annaspare e finire sott'acqua, senza più riemergere. Gli inquirenti non ravvisano responsabilità di terze persone in merito alla sicurezza del molo. Sempre con UTVRS, sempre in Ancona, urla frasi senza senso e spaventi passanti, paura
in centro. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i poliziotti, nel transitare lungo corso Carlo Alberto di Ancona, sono stati fermati da alcuni cittadini che, preoccupati, hanno segnalato la presenza di un soggetto molesto che si aggirava nel centro cittadino. I poliziotti sono riusciti a intercettarlo e identificarlo poco più avanti. Si tratta di un cittadino bengalese di circa 20 anni. Il soggetto urlava per strada frasi senza senso, dimenandosi e assumendo un atteggiamento aggressivo, spaventando i cittadini che passeggiavano lungo la via. Regolare sul territorio nazionale, l'uomo era in condizioni psicofisiche alterate e per tale motivo è stato richiesto l'intervento di personale sanitario che, una volta giunto sul posto, ha provveduto a trasportarlo presso l'ospedale. Weekend gastronomici da mare, un'estate di delizie enogastronomiche. Siamo passati a Pesaro, vivere Pesaro, dalla splendida riviera del San Bartolo fino a Fano. I sapori della tradizione culinaria marchigiana si uniscono alla bellezza del mare Adriatico per offrire un'esperienza indimenticabile. Tornano, dopo il successo delle passate edizioni, weekend gastronomici da mare, promossi da Confcommercio Marche insieme all'Associazione Ristoratori Pesaro Urbino. Questa iniziativa segue la conclusione della 41ª edizione dei weekend gastronomici di primavera e anticipa quelli di autunno, ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio e la ristorazione di qualità. Il sottotitolo di quest'anno, Itinerari nella costa della provincia di Pesaro Urbino, sottolinea l'importanza delle 19 località coinvolte, tra cui Castel di Mezzo, Gradara, Pesaro e Fano, tutte parte dell'itinerario della bellezza, un circuito turistico che comprende ben 25 comuni. L'evento offre un'opportunità unica per gustare prelibatezze locali e scoprire luoghi suggestivi come il Parco del San Bartolo, due borghi più belli d'Italia, Pesaro, capitale italiana della cultura, e le spiagge insignite della bandiera blu. Torniamo a parlare con il presidente del Solo Opting di Ascoli Piceno, Romina Pica. Dicevamo del convegno tenuto a San Benedetto del Tronto che si chiamava Donne e Sport, che ha riscosso un grande successo. Sì, a San Benedetto abbiamo realizzato questo evento che si ricollega ad un progetto che Soroptimist sta portando avanti a livello nazionale, Donne e Sport, la lunga strada verso la parità. Questo è il titolo del convegno, che fa riferimento ad una tematica che abbiamo voluto trattare e approfondire con questo convegno, durante il quale è stata sottoscritta dai sindaci di Ascoli e di San Benedetto la carta etica per lo sport femminile. Questo è un documento che Soroptimist sta promuovendo a livello nazionale in collaborazione con Assist, che è l'Associazione Nazionale delle Atlete, che promuove appunto la parità di genere nell'ambito sportivo, non solo sotto il punto di vista delle atlete, ma anche delle altre professioni dello sport. Purtroppo la parità di genere in questo ambito, quello dello sport, non è realizzata, quindi questo documento è un atto di impegno per le amministrazioni comunali che la adottano ad attivare politiche a favore della parità di genere in ambito sportivo. Ed è stato un segnale importante quello delle amministrazioni comunali di Ascoli e di San Benedetto, che hanno con le loro giunte, i due sindaci, approvato questo importante documento che abbiamo presentato durante questo convegno a San Benedetto, e i sindaci hanno formalmente sottoscritto questo documento che stiamo promuovendo a livello nazionale. Tanti comuni hanno approvato questa carta e quindi noi abbiamo fatto questo sforzo importante di mettere insieme questi due territori, Ascoli e San Benedetto, in questo progetto comune che ci vede protagonisti proprio per promuovere la parità di genere nell'ambito sportivo. I punti focali di questo documento? Allora, questo documento, diciamo, impegna le amministrazioni, per esempio, a promuovere iniziative per favorire l'avvicinamento delle ragazze, delle bambine a qualsiasi tipo di disciplina sportiva, anche quelle che sono un po' più prettamente diciamo maschili, come il calcio oppure come tante altre discipline, oppure anche nella gestione, per esempio, delle strutture, degli impianti sportivi. Le amministrazioni che hanno sottoscritto questa carta si impegnano
iniziano magari a prevedere nei bandi per l'assegnazione di questi impianti sportivi e la gestione degli impianti sportivi, dei criteri che favoriscono anche la presenza delle donne, purtroppo le donne nelle associazioni sportive, nelle federazioni sportive, rivestono ancora oggi dei ruoli marginali. Basti pensare che a livello nazionale su 48 federazioni sportive solo 2 sono dirette da donne, quindi purtroppo ancora c'è tanto da fare e da lavorare sul fronte della parità nell'ambito dello sport. Altro progetto che avete portato avanti? Posso aggiungere una cosa importante che si ricollega sempre a questo progetto Donne Sport, sempre a San Benedetto. Abbiamo durante questo convegno consegnato un premio, una borsa di studio ad una studentessa atleta dell'Università Politecnica delle Marche. Abbiamo chiesto a UniVPM di selezionare una ragazza che fosse meritevole sia dal punto di vista dello studio che dal punto di vista agonistico, e abbiamo premiato, grazie alla collaborazione dell'università, e ringrazio per questo il magnifico rettore, il professor Gianluca Gregori, abbiamo selezionato una ragazza che è un'atleta e anche una eccellente studentessa. Una borsa di studio di 1.500 euro abbiamo, anche importante, abbiamo consegnato, agevola, da una mano anche alla famiglia eventualmente, ma certo, nel praticare sport e nello studiare. Lo sport sicuramente, come lo studio, è un campo in cui è necessario il sacrificio, l'impegno, la determinazione, quindi abbiamo voluto incentivare il percorso di questa ragazza. Anche perché se non si entra in un gruppo sportivo militare difficilmente si può diventare professionisti nell'ambito sportivo. Esatto, anche nel mondo dell'università c'è la cosiddetta doppia carriera in ambito universitario, che consente alle atlete e agli atleti di fare il percorso accademico e contestualmente anche la carriera sportiva a livello agonistico. Altro progetto importante che è portato avanti è quello contro la violenza nelle scuole medie, inferiori e superiori, con la collaborazione, con il supporto della Polizia di Stato. Sì, con le forze dell'ordine abbiamo uno stretto rapporto di collaborazione durante tutto l'anno, sia con i carabinieri che con la Polizia di Stato. Durante questo anno scolastico con la Polizia di Stato, grazie alla collaborazione della questura, del questore di Ascoli Piceno, dottor Simonelli, abbiamo attivato un ciclo di incontri e siamo andati nelle scuole medie, inferiori e superiori di tutta la provincia, coinvolgendo con 10-12 incontri oltre 1.000 studenti, e siamo andati a parlare contrasto alla violenza, di cultura della parità e del rispetto nelle scuole con i ragazzini. La Polizia di Stato è stata presente con agenti, con commissari di polizia, con psicologi, abbiamo parlato di cyberbullismo, abbiamo fatto incontri per far capire ai ragazzi quanto sia importante la cultura del rispetto, la cultura della non violenza, ed è stato un progetto veramente molto molto importante che si è concluso poi con degli elaborati che i ragazzi alla fine di questo percorso hanno fatto su questa tematica, ed è stato veramente molto bello vedere il coinvolgimento di questi ragazzini su questo tema che è molto molto caldo purtroppo nelle scuole. Quindi c'è stata una risposta importante dei ragazzi. Si dice sempre il ragazzo non segue, il ragazzo queste problematiche non le segue, basta che sta sul cellulare, sul telefonino, sul computer, però c'è stata una risposta. Invece abbiamo avuto una risposta molto importante da parte dei ragazzi, anche dei docenti che hanno coinvolto i ragazzi della partecipazione a questo ciclo di incontri, e la polizia lo ha fatto anche attraverso degli strumenti molto efficaci, perché hanno veicolato dei video, dei prodotti multimediali, ha parlato con lo stesso linguaggio dei ragazzi ai ragazzi, e il messaggio è arrivato. Quindi ci auguriamo che questi tipi di iniziative possano produrre dei risultati importanti, perché è importante che i ragazzini capiscano veramente quanto sia fondamentale il dialogo il messaggio della non violenza a partire proprio dall'età più giovane. Importante anche rapportarsi con il giovane, anche forse anche scendere, tra virgolette, lo usiamo questo termine, al loro livello, nel senso coi termini che loro sono più usuali. Questo è fondamentale anche. Esatto, per questo abbiamo coinvolto professionisti della Polizia di Stato che ci ha dato un supporto importante. Loro lavorano tantissimo sul fronte della prevenzione, quindi anche con del personale specializzato che dialoga proprio con i giovani, con le nuove generazioni, e questo è stato il valore aggiunto di questo progetto.
Andiamo alle ultime due notizie. L'impresa di Andrea Lanari, senza mani dopo un incidente di lavoro, attraversa lo stretto di Messina a nuoto. Ancona Today. L'atleta affida ardenza e corre nel suo sogno compiendo la traversata insieme al figlio Kevin in 1 ora e 26 minuti. Ha sfidato le correnti per chiedere maggiori attenzioni sulle morti bianche. La grinta, il cuore e la forza di volontà a superare ogni barriera, ad oltrepassare i propri limiti, a confermare che davvero quell'impossible is nothing, citato in un celeberrimo spot, è una verità insindacabile. Andrea Lanari lo ha fatto tuffandosi e sfidando le correnti dello stretto di Messina, che lo hanno accolto dopo quel tuffo pieno di determinazione, di rabbia e di caparbietà. Ha compiuto a nuoto l'intera traversata in appena 1 ora e 26 minuti, Andrea. Lo ha fatto senza poter contare su entrambe le mani, tranciate via nel 2012 a causa di un grave incidente sul lavoro. Da quel momento l'atleta marchigiano ha iniziato un lungo percorso verso il definitivo riscatto. Insieme a lui il figlio appena maggiorenne Kevin, che l'ha sempre incoraggiato a non mollare, decidendo di essergli a fianco anche durante questa impresa che non ha precedenti. A dargli manforte anche l'amico ed ex collega Lorenzo Carnevalini e l'istruttore di nuoto Marco Trillini, con cui Andrea ha iniziato la preparazione atletica alcuni anni fa. Un'intera città l'ha sostenuto, perché a Messina il problema delle morti bianche è tutt'altro che marginale. Il suo gesto di forza assume un significato ancora più grande. Lo stretto alle 11 di questa mattina ha placato le sue note correnti, quasi a voler incoraggiare Andrea. Ad assistere alla traversata tanta gente sulla spiaggia, a partire dai delegati dell'ANMIL, l'associazione che da 80 anni si occupa della tutela delle vittime del lavoro e promuove la prevenzione di infortuni e malattie professionali. In mare una decina di barche coordinate da Giovanni Arena e Nino Fazio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ulisse. Insieme ad Andrea c'erano anche altre 30 persone che hanno deciso di mettersi in gioco. C'è chi lo ha fatto per sfida, chi per allenamento e chi, come il coraggioso 46enne Castelfidardo, per lasciarsi alle spalle quel terribile incidente e ricominciare a vivere. Chiudiamo con la Nuova Riviera, con Monteprandone, Cassandra, Festa al Via, 3 giorni di musica e cultura sul palco, Gioivan, Santi Francesi e i 3 allegri ragazzi morti. Concerti, incontri, dibattiti, laboratori, il Cassandra Fest che torna a Monteprandone per la 3ª edizione organizzata dall'Associazione Culturale Prima Persona Plurale con il patrocinio e il contributo del Comune di Monteprandone. Partenza venerdì 5 luglio, conclusione domenica 7 luglio, con un'anteprima giovedì 4 luglio, il tutto sull'intero territorio comunale, a Monteprandone e a Centobuchi. Il Cassandra Fest nasce con l'obiettivo di analizzare, studiare e proporre un modello culturale basato sulla sinergia tra le realtà culturali del territorio, non solo musica, ma una proposta variegata costruita dal basso attraverso l'incontro di associazioni, enti pubblici e privati. Soddisfatti il Michele Palmiero, il presidente segretario della Prima Persona Plurale, il sindaco Sergio Loggi e l'assessore alla cultura del comune di Monteprandone, Roberta Iozzi. Andiamo a leggere un po' quali saranno le 3 serate principali di grande musica. Dal vivo in Piazza dell'Unità a Centobuchi. Venerdì 5 luglio si inizia con Joe Evan, artista unico che unisce impegno sociale e visione spirituale. Artista poliedrico, scrittore, poeta, musicista e performer che ha viaggiato in bicicletta per il mondo esplorando diverse culture e studiando con maestri e sciamani. Joe Evan ha pubblicato numerosi libri e album, ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 col brano Arnica e ha fondato Evanland, un festival dedicato alla crescita personale. Poi ci saranno il 6 luglio i Santi Francesi, che hanno vinto X Factor 2022, e infine la 3 giorni 3 allegri ragazzi morti, con la band che festeggia i 30 anni di attività col nuovo album Garage Pordenone. E chiudiamo il nostro incontro con Romina Pica, presidente del Solo Optimista Ascoli Piceno, con i programmi futuri della vostra associazione. Avete già in mente qualcosa? Beh, stiamo già lavorando sulle iniziative dell'autunno. Noi, come dicevo prima, siamo un club che opera su tutto il territorio della provincia. Adesso è in programma a settembre, fine settembre, un evento nella zona sisma. È la zona, diciamo, che è stata penalizzata dagli eventi sismici del 2016-2017. In questa zona
Il Soro Optimist ha portato avanti azioni importanti perché addirittura ha realizzato una struttura, una ludoteca che nel 2017 ha donato grazie ai fondi che sono arrivati da tutta Europa, dal Soro Optimist di tutta Europa, ed è stato possibile realizzare una struttura, una ludoteca che oggi utilizza il comune di Acquasanta con attività varie, sia didattiche che diciamo legate a progetti di associazioni. Noi torneremo in questa zona dove abbiamo aiutato anche tante donne imprenditrici a rimettersi in piedi dopo il dramma del terremoto, e torneremo con un evento che riaccenderà un po' i riflettori su questo territorio che oggi sta cercando di rinascere, di riemergere, e lo faremo attraverso la storia di donne che sono rimaste legate a questo territorio e che ancora oggi lavorano per farlo rinascere e riemergere dopo le ferite del terremoto. Questo a settembre, poi a novembre avremo le nostre iniziative in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna, che è il 25 novembre. Sono diverse le iniziative di sensibilizzazione, tra cui le accensioni dei siti che realizziamo sempre sia ad Ascoli che a San Benedetto per richiamare un po' l'attenzione su questo tema, che è una ferita importante purtroppo, quello della violenza contro le donne, e sempre azioni parallele sui territori sia di Ascoli che di San Benedetto. Grazie a Romina Pica, Presidente del Soro Optimist di Ascoli Piceno. Chiudiamo qui questa puntata di Fatti e Commenti. Io vi ricordo la replica domani mattina alle ore 7. Ora buon proseguimento di serata con i programmi di TVRS. Buona serata a tutti.